I prank finiti malissimo! Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi raga andremo a vedere, come avete letto dal titolo e anche dall'intro poco fa, andremo a vedere 5 prank finiti malissimo, ma proprio male che poi tu dici, ma come cazzo è possibile? È possibile perché tu ti metti a fare un prank e ti succedono le cose che andremo a vedere adesso. Ma raga, non prima che vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate, ma tutte le cose che dovete fare sempre. Quindi dai, iscrivetevi a sto canale, che così aumentiamo questa community che poco alla volta mozzica mozzichi sta crescendo. Quindi entra anche tu nella community di Kiwir. Ti aspettiamo che poi quando arriviamo a mille iscritti, raga, vorrei fare un evento così grande, diciamo, tutti quanti noi, così se divertiamo un po' anche dal vivo, capito? Quindi vabbè, non fantastichiamo troppo, andiamo a vedere i 5 prank finiti malissimo. Allora, iniziamo. Ah, questi quando c'era ancora la moda dei ragazzi con le vestiti. Ma che cazzo è? Don't shoot. It's just a prank. Questi stavano facendo lo scherzo di quelli vestiti da pagliacci, così con le asce. Questo gli ha tirato fuori la pistola. Fa il prank in America, che ti tirano fuori la pistola così, come se niente fosse. Cioè, raga, questo gli ha tirato fuori la pistola. No, vabbè. La polizia è arrivata, perché cioè questi stava a sparare a tutti, porca puttana, ca pistola a mano. Meno male che è arrivata la polizia, raga, è arrivata la polizia a tempo. Ma no, questi sono americani, hai visto? Fare prank in America e te ricevi una pallottola in fronte. Andiamo avanti, raga. Allora, questo che stava sta pisciando, questo che sta a fare? No, stanno questi seduti. E vabbè, gli arriva. È uno con la maschera. È classica pistola americana, cioè. Ha proprio sparato. Raga, non ho capito se gli ha sparato. Non credo che gli abbia sparato. Cioè. Vabbè, quindi abbiamo capito, se fai il prank in America è sicuro al 100% che ricevi una pallottola in fronte, perché non farò mai un prank in America. Non credo tanto di andarci in America, ma se dovesse succedere non credo farò mai un prank in America. Oddio, non è che qui a Roma possa essere, sinceramente anche a Roma ma vedo un po' tipo l'americana, che forse la pistola non la cacciano fuori, ma ti pistano de botte così come se niente fosse, ne sono quasi sicuro. Andiamo avanti, raga. Questo che sta fatta, fa passeggiata. Hey man, I just ask you, do you know where is the nigga? Where is the nigga? Ah, l'ha offeso, diciamo. Yo, man, I just asked, where is the nigga? Wait, tira fuori la pistola, asked, sicuro, vuoi vedere? Yo, man, it's a joke, man. Era scritto ormai, vabbè, mi sa che devo cambiare genere di prank, perché quelli americani esce tutta la pistola da fuori. Vabbè, quindi diciamo l'ha offeso, cioè quello, l'ha offeso dicendolo tipo quella cosa là, negro, e non quello, ovviamente gli ha cacciato la pistola. E ok, no, questo invece, questo mi sto scherzo l'ho finito bene, mi sa che già l'ho visto, andiamo a vedere come va. Questa fa passeggiata sotto al tunnel. Sai che ho questa con la cosa a terra? Non capisco. Cos'è quella cosa a terra? Una borsa? Che è, vabbè, quella cosa a terra?
una maglia. Perché, perché devi prendere le cose da terra, le mani? Vedi che succede. Che cos'è? Una... un bambolotto con la coperta. E ovviamente... e lì c'è fuori la pistola. Vabbè. E questi americani che pistole proprio c'hanno la fissa. C'hanno proprio la fissa che pistole sti americani. E niente. Ecco, è intervenuto anche l'amico suo. Non sono scappati. Cioè, sono cagati loro sotto invece che quello che ha visto. Andiamo avanti, raga. Andiamo avanti. What you looking for? Huh? You look lost. What you looking for? What you mean what I'm looking for? You looking for something, bro? Oh. Hey, bro, it's a break, bro. Hey, bro, it's a break. Bro. Hey, bro. No, vabbè, raga, cioè, questo gli ha fatto scherzo alla macchina, dire dammi il telefono. Alla fine pallotto le sovvolate, raga. Alla fine pallotto le sovvolate. E quindi gli ha proprio sparato, zi. Ma che sei scemo? Gli ha sparato. No, vabbè, non ci dio, da ridere c'è poco, perché in America evidentemente che pistole ce vanno giù pesanti, ce vanno, e quindi gli ha sparato. E ok, diciamo, questi prank americane abbiamo capito che se vanno male è perché te sparano addosso. Quindi al prossimo video magari cercherò magari prank di altre nazionalità, perché abbiamo capito che tanti in America escono subito a pistola. Vabbè, quindi andiamo avanti con il prossimo video che faremo, che vi farò vedere il prossimo venerdì o prossima volta che sia. Vabbè ragazzi, voi invece commentate qua sotto scrivendo qual è un prank, sapete, la stessa cosa, un prank che voi avete fatto, che è stato fatto ed è andato proprio malissimo, proprio tipo è caduto dalle scale, ste robe del genere, non con la pistola perché tanto li abbiamo già visti poco fa. Vabbè ragazzi, noi invece ci vediamo a un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao carini.